avanti, signore. Oggi sfogo alle passioni. Papi si butta nel kitesurf. La mamma fa il rally, fra un po' andiamo dal carrozziere. Ecco dove ci ha condotto la nostra guidatrice. I muri di neve non sono riusciti a fermarci. Siamo venuti a trovare Michele, Kite for Freedom, al passo Jau. Poco vento, speriamo che si alzi nel pomeriggio. È arrivato, purtroppo la giornata non ci ha permesso di volare, ma molto bello il contatto. Ci dirà lui un attimino come vede lo snow kite, lo scopo dello snow kite. Ciao Stefano, ciao a tutti. Sì, purtroppo oggi il cielo è un po' coperto, vento, come dicono le maniche a vento, veramente poco. Beh, innanzitutto è stata una bella giornata insieme a te, abbiamo fatto una lunga chiacchierata. Il futuro dello snow kite lo vedo in crescita, è uno sport di avventura, tutto da scoprire, dove ancora cercare gli spazi adatti dove poterlo fare in sicurezza e comunque un'unione, sì, sfruttando le risorse naturali del vento e della natura, lo vedo appunto con un connubio di free ride e escursione al massimo delle sue potenzialità, quindi girare con le pelli di foca nello zaino, prendere pochissimi impianti per raggiungere i luoghi adatti e poi muoversi nella neve sfruttando il vento senza nessun motoslitta, quad o impianti di risalita, bivacchi, e vivere la natura al massimo, perché comunque col kite si possono percorrere grandissime distanze in poco tempo. Molto bene, speriamo la prossima volta di essere più fortunati con gli elementi naturali e alla prossima puntata. Sicuramente la prossima sarà più lenta. Grazie mille, ciao Michele. La motoslitta la lasciamo a casa. Alla prossima volta.